E buongiorno ragazzi, benvenuti in un nuovo video. Oggi sono qua con lo zio Mauro. E oggi il video di oggi sarà una figata. Una cosa che non abbiamo ancora mai fatto e che in molti ci state chiedendo. Ovvero, come sapete, lui è la persona con cui faccio le fotografie. Ha un sacco di idee fighissime e soprattutto è strabravo. Oggi cosa faremo? Praticamente andremo a farvi vedere il backstage delle nostre fotografie. Delle fotografie che pubblico di solito io su Instagram. Quelle particolari. Esatto, quelle strane. Quindi vi faccio vedere come funziona. Innanzitutto abbiamo delle attrezzature. Cerchiamo delle immagini che ci possono essere utili su Instagram. Su Instagram ho salvato delle cose. Tipo una foto che vogliamo fare oggi è questa, un'idea simile, che sembra che stia cadendo, tipo un'illusione. Perché tutte le mie foto devono avere quella cosa di illusione ottica o di illusione o qualcosa di veramente figo, che c'entri o non c'entri Photoshop. Volevamo fare un'altra cosa con il fuoco. Mi sono informato, ho sbirciato un po' su Instagram e ho trovato una roba del genere, quindi una figata. Una bomba. Questa è una bomba. Come facciamo a farla, Mauro? Non lo so, non lo so. Vai. Facciamo una foto normale, quindi ovviamente senza la lingua che si brucia, perché è impossibile. Però con la lingua fuori. Però con la lingua fuori, esatto. E un accendino, una candela, quello che è, per fare la luce di sottofondo, tra Di sottofondo, virgolette. ok, perfetto. Ok, mentre dopo, o presa da internet, da qualche sito, oppure fatta noi con Fatta una. da noi, che forse è meglio. Esatto, sì, ha più qualità. Di una candela. Dopo, vabbè, con Photoshop, tramite metodi semplici, però che Esatto. non spiegheremo qua, a mettere la punta della candela sulla lingua. Ci servirà un accendino. Mauro, sei pronto? Ti faccio Vai, vedere una cosa vai, vai, vai. curiosa. Metti la Esplode. mano così. Oh, tienilo. Vai, figo. No, che bomba. Ho scoperto che non sono capace a fare. Raga, ho scoperto con la lingua larga. Questa, raga, potrebbe essere quella definitiva, perché ho la faccia un po' sconvolta che fa sempre figo e poi si vede bene la lingua. Mamma mia! Che mostro! Andiamo! Bene, ragazzi, siamo arrivati al campetto, come potete vedere, e ora faremo la seconda foto, ovvero quella ripresa dall'alto. E per fare ciò, ovviamente abbiamo il drone! Abbiamo tutto! Mamma mia! Raga, abbiamo avuto un piccolo imprevisto. Infatti c'era gente nel campetto, o meglio è arrivata gente, e abbiamo trovato un altro campetto che ci fa ancora di più al nostro caso. Non sappiamo se possiamo stare qua. Molto probabilmente no, ma noi facciamo una foto e usciamo. Questa foto è allucinante, siamo morti per farla, ma è venuta da Dio. Bene, invece per la terza foto andremo in gommone, quindi in mezzo al mare, che ci serviranno appunto le onde che fanno un bellissimo sfondo. Infatti eccoci qua per la terza foto. Sarà una roba molto particolare perché avremo bisogno di questa. Devo decidere quale, se questa un po' cretina o una semplicemente bianca. Essendo appunto al mare, vorrei con Photoshop creare una sorta di onda all'interno della tazzina. Appena cala un po' la luce, perché adesso è troppo forte, scatteremo questa foto dove la tazzina sarà semplicemente vuota e poi dopo ci metteremo dentro al computer un'onda.
sdraiato all'interno di una tazzina di caffè. Per farlo avremo bisogno di una tazzina, ovviamente, anche di una ripresa di me dall'alto in mezzo all'acqua. Facendo la cacca? Questa sarà praticamente la foto, io con la tazza così e da qua uscirà l'onda. E questo è il miglior posto e anche la maglietta che rende perfettamente l'idea. Cazzo ridi? Sei cretino. Abbiamo fatto praticamente tutto, Mauro è veramente il numero uno. E si torna a casa. Bene ragazzi, allora grazie per aver visto questo video e spero che le foto vi siano piaciute. È stato veramente veramente figo e questo è il nostro processo per fare le migliori foto, o meglio le foto che piacciono a noi. Io ovviamente le foto le posto su Instagram, quindi seguitemi su Instagram e seguite anche Mauro, perché veramente è una persona fantastica e super creativo e sa un sacco di cose e soprattutto mi aiuta tantissimo a fare cose di alta qualità, quindi si merita l'inseguimento in massa. Vi lascio il suo profilo in descrizione, in ogni caso lo trovate. Io vi ringrazio a voi per aver visto il video ancora una volta, vi mando un mega bacio e un abbraccio e noi ci vediamo al prossimo. Ciao ragazzi!